Come probabilmente saprete già, ChatGPT è utilizzabile anche da dispositivo mobile Android, installando questa applicazione ChatGPT dal Google Play Store, e anche per iPhone e iPad, installando questa applicazione sempre dall'App Store per dispositivi iOS. Adesso vediamo a lato pratico come utilizzare ChatGPT da smartphone per interagire con la voce invece che digitando del testo. Si può da poco tempo interagire con la voce anche nella versione gratuita e non solo nella versione a pagamento che utilizzava questa funzionalità già da qualche tempo. Questo è Android, si va quindi su Play Store, si cerca ChatGPT e si installa in questo modo. Dopo averla installata, chiaramente si aprirà, si va su Apri. E a questo punto si deve accedere. Io faccio login perché ho già un account da desktop. Inserisco il mio indirizzo email. Adesso sto accedendo. Benvenuto a ChatGPT. ChatGPT è inaccurata, quello non si sa. Vado su continua. E adesso qui in basso io posso configurare la chat vocale andando su questa icona delle cuffie. Tocco sopra. Ecco fatto, sta introducendo appunto la conversazione a voce, just start talking, hands free, cioè anche senza mani, le chat sono salvate e la lingua è autorilevata, quindi va su continua e io posso scegliere la voce, ascoltiamole. Hey there, I've got a really great feeling about us teaming up. How can Questo I jump in and è help? Juniper Hembo. Hey, I'm ready to hit the ground running. So if there's. Hey, it's great to meet you. How's Bree. your day going? I'm really looking forward to. Hi there. I just want to share how thrilled I am to. Well, hello. I'm really excited about teaming up with you and I'm all set to dive in. So how can I make your life easier? Scegliamo Sky e vado su Confirm. Consentire all'app ChatGPT di registrare audio mentre usi l'app. Consentire all'app ChatGPT di inviarti notifiche. Consenti. Purtroppo ho potuto constatare che non si può usare ChatGPT come chat vocale e contemporaneamente registrare il video con audio, perché l'audio sparisce nel primo caso oppure nel secondo caso. Vediamo se adesso, registrando lo schermo dello smartphone con un altro dispositivo, riesco a risolvere. Quindi apro ChatGPT, vado sulla icona delle cuffie. Consigliami una ricetta con gamberetti, porri e olive. Come primo piatto, prova gli spaghetti con gamberetti, porri e olive. Inizia rosolando porri e olive in olio d'oliva, poi aggiungi i gamberetti. Cuoci gli spaghetti al dente e uniscili al condimento. Metto in pausa, ecco. Avete sentito che il risultato è stato abbastanza interessante, a parte il risultato della ricetta che non so come sarà. Comunque la risposta è stata pertinente. Proviamo un'altra domanda un po' più complicata. Illustrami brevemente le differenze e le analogie tra la filosofia di Tommaso Campanella e la filosofia dei Rosa Croce. Entrambi Campanella e la Rosa Cruz affrontano temi filosofici, ma con approcci distinti. Campanella, filosofo italiano, si concentra sulla filosofia politica e sociale, favorendo un modello di società utopica. La Rosa Cruz, d'altra parte, è legata a tradizioni esoteriche e al misticismo, affrontando questioni spirituali e alchemiche. In breve, Campanella si focalizza sulla società, mentre la Rosa Cruz esplora aspetti più mistici e spirituali della conoscenza. Chissà perché usa Rosa Cruz invece di Rosa Croce, dovrebbe usare magari l'espressione tedesca Rosenkreuz, non so come si pronuncia. Vediamo una ultima domanda, magari di contenuto completamente diverso. Spiegami brevemente cosa sono i diagrammi di Feynman. I diagrammi di Feynman sono rappresentazioni grafiche usate in fisica delle particelle subatomiche. Aiutano a visualizzare e calcolare le interazioni tra particelle attraverso linee e frecce.
Ogni tipo di linea rappresenta una particella e i punti di connessione indicano le interazioni. In sostanza sono uno strumento visuale per comprendere i processi nelle teorie delle particelle. Che contributo ha dato Feynman alla fisica quantistica relativistica? Richard Feynman ha dato un significativo contributo alla fisica quantistica relativistica attraverso la sua formulazione dei diagrammi di Feynman. Questi diagrammi forniscono una rappresentazione grafica intuitiva degli stati delle particelle, delle loro interazioni nelle teorie quantistiche dei campi, semplificando i calcoli complessi. La sua approccio innovativo ha contribuito notevolmente alla comprensione e alla formulazione matematica delle interazioni subatomiche. Basta così, magari facciamo un'altra domanda di tipo più attuale. Secondo te sono migliori i romanzi di Gianrico Carofiglio? Sembri esserti interrotto. Potresti ripetere o chiarire la tua domanda? Gianrico Carofiglio ha scritto dei romanzi sull'avvocato Guerrieri e sul maresciallo Fenoglio. Secondo te è migliore la saga del maresciallo Fenoglio o dell'avvocato Guerrieri? È soggettivo, dipende dai tuoi gusti. La saga dell'avvocato Guerrieri è nota per la suspense legale, mentre quella del maresciallo Fenoglio ha un tocco più investigativo. Quale genere preferisci di solito? Io preferisco il genere dell'avvocato Guerrieri, ma sulla Rai faranno quello del maresciallo Fenoglio. Può essere interessante esplorare entrambe le saghe. Magari ti piacerà anche la prospettiva del maresciallo Fenoglio, la storia dell'avvocato Guerrieri. Molto interessante. Tu cosa ne pensi di Gianrico Carofiglio? Sono un assistente virtuale, quindi non ho opinioni. Sono qui a aiutarti o discutere di ciò che desideri. Sbattersi oggi. Grazie, ti richiamerò una prossima volta. Va bene, sono qui quando ne hai bisogno. A presto. Beh, avete visto? Addirittura c'è anche una conversazione che si dipana in maniera naturale, senza che io inizi a cambiare argomento, ma continuando sullo stesso argomento. Secondo me il risultato è stato decisamente buono, per non dire ottimo. Magari la voce ha un leggero accento inglese, ma questo si può capire. Sicuramente migliorerà con il passare del tempo. E questo è tutto per quanto riguarda ChatGPT utilizzata con domande e risposte vocali. Alla prossima volta.